Questo è un ecosistema fornito, diciamo, un ecosistema sperimentale della NASA, come potete vedere dall'incartamento. L'incartamento è una borsetta gonfiata dalla quale a breve estrarremo una sfera. In questa sfera c'è proprio un ecosistema vivente. Che riesce a stare in autonomia circa 20 anni senza prendere ossigeno, senza nutrimento dall'esterno, senza nulla. Diciamo all'interno dell'ecosistema che è creato, come vedete, dalla NASA, Testato. testato, pardon, mi correggono, testato dalla NASA, c'è appunto questo particolare ecosistema che adesso andremo ad estrarre. Ecco qua. Oh. Eccolo qua. NASA, esatto. Allora, questo è il marchietto della NASA. Adesso, come potrete vedere, aspetta che ne becco uno. Eccoli qui. Vedete nuotare dei pesciolini? Ce ne sono due. Gamberetti. Uno, due, In realtà sono gamberetti. Questi gamberetti ce ne dentro sono. questa sfera, che come potete vedere è completamente sigillata, chiusa, vivranno circa 20 anni. È una sfera che ha bisogno di 6 ore al giorno, giusto di luce? Luce naturale. 6 ore al giorno di luce solare. La pianta che vedete all'interno crea, diciamo, l'ecosistema, ovvero il plancton, con i quali questi animaletti che state vedendo nuotare si nutrono, eccetera, eccetera. Naturalmente questa è una cosa esclusiva, non è, al momento non è in vendita sicuramente, non me la possono nemmeno lasciare, ecco. È molto affascinante, Devo eh? Marco, vuoi aggiungere qualcosa? No? Aspetta, togli un po' di roba da dietro, ecco qua. Aspetta, togli l'iPad. Questo è l'ecosistema, un po' come quelle sfere che noi vediamo nei film di fantascienza, all'interno delle quali in teoria vivono gli esseri umani. Beh, in realtà quelli che stanno nuotando sono dei gamberetti. Vedete? Nuotano e non sembrano molto affaticati, anzi, non so da quanto è sigillata questa sfera. Fantastico. La prima la voglio, Marco.